amici malati di Spezia, appena terminato il derby contro il Pisa con il risultato di 0-0. I derby non si giocano, i derby si vincono, questo è l'antico detto del calcio. Spezia che nel primo tempo effettivamente ha giocato per vincere o comunque provare a vincere contro un Pisa in difficoltà, in grande difficoltà al primo tempo. Al netto poi comunque di occasioni che si sono equivalse, perché lo Spezia ha preso un incrocio dei pali, invece il Pisa ha colpito poi appunto un palo. Quindi al netto insomma un po' di occasioni che si sono equivalse. Però lo Spezia nel primo tempo è stato più convincente del Pisa, ha dimostrato un atteggiamento diverso, un approccio diverso, migliore, un gioco sicuramente anche quello migliore, ma si è arrivati poi all'intervallo sostanzialmente senza segnare un gol che avrebbe aiutato e non poco. Nel secondo tempo poi è subentrata, a mio modo di vedere, la paura per tutte e due le squadre. Il Pisa ha cercato di colpire, bravo Zut nell'occasione, una buonissima parata che tiene incollato lo Spezia allo 0-0. Poi chiaramente la partita, ripeto, si è trasformata un po' in paura per entrambe, perché lo Spezia bisogna dire che non è guarito. Lo Spezia veniva da una vittoria, finalmente una vittoria nello scorso turno, mantiene comunque un altro risultato positivo consecutivo, e questo sicuramente non è un male. Al cospetto però c'era un Pisa anche contestato dai propri tifosi, un Pisa in difficoltà a sua volta. Quindi nel secondo tempo, secondo me, la paura un po' di perderla per tutte le due squadre è venuta fuori. Questo ha provocato un secondo tempo praticamente spezzettato, continuamente spezzettato, tanto nervosismo, si è pensato più ad altro che a giocare, e purtroppo poi lo Spezia non ha questa capacità di rimettere sulla partita. E si è fatto poi sostanzialmente prendere dal nervosismo, e questo non ha portato più a niente, nonostante si sia arrivati praticamente al 103esimo minuto della partita. Note positive: sicuramente lo Spezia del primo tempo, che attraverso Pio Esposito e Cuda sembra un'altra squadra con un altro atteggiamento, un altro coraggio, un'altra voglia, un'altra fame. Quindi molto bene. Molto bene, a mio modo di vedere, comunque lo Spezia del primo tempo. Nel secondo tempo però si è palesata un'altra tematica che vorrei evidenziare, cioè quello che i presunti titolari di questa squadra, che nel secondo tempo subentrano, non apportano nulla a questa squadra, ed anzi, sembra quasi che la squadra regredisca. Questa è la mia opinione, perché abbiamo visto oggi gli ingressi di Moro, gli ingressi di Verde, ingressi di Zurkowski, lo stesso Ekdal che entra praticamente a 4 minuti dalla fine della partita e poi si fa espellere un giocatore, anzi il giocatore che sicuramente è il giocatore con più esperienza di questo Spezia. Quindi i subentrati assolutamente non mi piacciono, e credo che i giocatori che dicevamo, che nominavamo poco fa, si siano effettivamente meritati attualmente la titolarità, perché girano sicuramente di più. Però qualcosa ci vuole, perché le partite si possono vincere anche al 102esimo come oggi, e bisogna avere più lucidità, cioè i subentranti devono dare qualcosa in più, devono dare qualcosa in più, perché chi comincia nel primo tempo, tira avanti la carretta, poi arriva al 60esimo, 65esimo, inizia a boccheggiare. Se tu dalla panchina poi non dai quel contributo per i minuti che rimangono, diventa veramente difficile. Quindi a mio modo di vedere, malissimo Moro, malissimo Verde, malissimo Zurkowski e malissimo Ekdal tra i subentrati. Non mi è dispiaciuto Bandinelli, primo tempo, comunque non è una presenza che si nota molto, però ripeto, un giocatore di sostanza che piano piano sta prendendo in mano il centrocampo dello Spezia. Mi sono piaciuti appunto Cuda, mi è piaciuto lo stesso Pio Esposito, che si è sbattuto ed è molto pericoloso sempre, al netto anche lui insomma di un'età sicuramente giovane, dovrà farsi, ma i presupposti sono buoni. Certo, se tu come Spezia vuoi ambire a fare un campionato da protagonista, anche Pio Esposito
avrebbe bisogno sicuramente di maturare in maniera più lenta, e invece per anche la condizione di Moro, che al momento è un giocatore da ritrovare, si è perso da quel rigore di Catanzaro, nel gioco forza, è l'altro unico centravanti, e quindi il mister deve schierare lui. Quanto sarebbe stato importante avere un centravanti di categoria davanti che potesse fargli da chioccia e allo stesso tempo garantire allo Spezia un apporto di gol che al momento manca. Detto questo, volevo arrivare al capitolo VAR, arbitro e VAR. Quest'oggi hanno funzionato molto bene. C'è stata quella che l'ho chiamata, quell'on field review, in quell'episodio. Elia a terra, un giocatore del Pisa, Doveri fischia il fallo, ha il dubbio tra giallo e rosso, ammonisce Elia. Il VAR giustamente lo chiama al monitor perché gli dice: se è fallo, il cartellino è rosso, perché ci sono tutti i criteri per il doxo, quindi vattelo a rivedere se è fallo. Doveri va al monitor, guarda, effettivamente ci sono i criteri per il fallo, per il cartellino rosso, e quindi sarebbe cartellino rosso. Peccato che chiaramente gli viene riproposto anche il contatto, e Doveri, giustamente a mio modo di vedere, valuta che effettivamente Elia e il giocatore guardano entrambi il pallone, c'è un contatto spalla contro spalla, un contatto che assolutamente non è falloso, e quindi giustamente torna sui propri passi e addirittura da una possibile espulsione toglie anche l'ammonizione ad Elia, giustamente perché effettivamente quello non può essere mai fallo. Quindi in questa occasione veramente VAR e arbitro hanno lavorato in maniera encomiabile, e ripeto, sarà una di quelle clip che sicuramente poi ai raduni degli arbitri di Serie A e Serie B verrà proposto sicuramente per far vedere appunto come in quella situazione si è lavorato bene. Quindi encomio anche per questa situazione, perché penso che molti avranno tremato quando appunto Doveri è stato chiamato al VAR, ma effettivamente dal primo replay si notava che il fallo non poteva mai esserci. Chiudiamo questa parentesi arbitrale di formazione professionale ormai dopo tanti anni, e niente, ripeto, Spezia che non è guarito, serve qualcosa in più. Ora ci sarà la pausa delle nazionali e si tornerà poi la domenica successiva, partita che non ha bisogno anche quella di presentazioni. Peccato, perché sarebbe servita effettivamente un'altra vittoria per magari provare a dare la svolta ad un campionato che al momento rimane comunque molto molto difficile per lo Spezia. Fammi sapere ovviamente la tua qui sotto nei commenti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, a te non costa nulla e per me è molto importante. E niente, come al solito, forza Spezia, speriamo vengano tempi migliori, perché effettivamente anche oggi qualcosina in più si poteva e probabilmente si doveva fare. Qualche piccolo miglioramento c'è, ma la strada è veramente ancora molto molto lunga. Albini avrà parecchio da lavorare in queste 2 settimane. Ciao, malati di Spezia.